thank you De di stele, del fiocca, nanef morbida e lisera la vola nell'aria come farfale, e la cambia il paesaggio e ne impresape. L'elvecio am che ne lascia col suo fardello, il va via gobo a testa bassa sotto un ziel biselli. Ma come per incant, dalla sua folta barba casca falive giulive de polver de stele, de jas. Ultime fadighe dopo sto long viaggio. Non ha più tanto da fare. La finisce doveri, non ha domani e ieri, e finito il calendario. E si allontana pian pian come portata dal vento. E ne saluta lentamente con la mandi bianca. Bene, cari telespettatori, abbiamo sentito la nostra bice con questa bella poesia. Polver de Stele, di cui parlerò dopo. Naturalmente, prima intendo come sempre salutarvi, spero che siate sempre più numerosi, appassionati di dialetto, desiderosi di imparare o comunque di rafforzare la vostra conoscenza del dialetto alto-gardesano. Adesso, naturalmente, sposto la vostra attenzione dalla eh, lirica che ci ha fatto sentire Bice ad aspetti più terra-terra, cioè gli aspetti che mi preme evidenziare voi. Ma intanto vorrei proprio riportare il titolo, Polver de Stele. Ma io aiuterei la pronuncia, per esempio, con polver, ecco, ci metterei l'accento tonico subito qua e vedete in questo caso è l'accento anche fonico chiuso, polver. De stele, non so se vi ricordate quando ho parlato dell'accento fonico aperto e chiuso, ho proprio preso questa parola ad esempio. Stele e stele, vi dicevo le stele con l'accento fonico chiuso sono le stelle del firmamento, mentre le stele con l'accento fonico aperto sono i ciocchi di legna, cioè i pezzi di legna che si usano per, per fare il fuoco nei caminetti, eccetera, eccetera. Oggi. Eh, Ritorno appunto sugli accenti perché sapete che è l'argomento che mi sta particolarmente a cuore e voglio farvi notare alcune di queste parole che appunto mi servono col so fardel, ecco questo so, 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 ecco, mettiamoci l'accento fonico chiuso, so fardel. Poi c'è questo termine curioso. Bisel, ecco, è un termine un po' lontano nel tempo, che anche quelli che parlano il dialetto oggi non lo usano mai o pochissimo, solo i poeti, gli scrittori lo usano. Bisel, e quindi chiaramente in questo caso l'accento fonico è aperto. Bisel vuol dire grigio, bigio, un tempo grigio, un tempo bigio. Poi ecco, trovo questo sto, non sto. Non voce del verbo stare, io sto calmo, io sto bene, io sto male. Sto nel senso di questo. Allora metto l'accento fonico chiuso. Ecco, qui vi dico subito che c'è un problemino. Alcuni autori, quando trovano queste parole sto, sti, sta, nel senso di questo, questi, questa, a volte mettono l'apostrofo davanti. Nel senso per dire che è caduto un que, que, que. Ecco, L'Aldo Bertoluzza, per esempio, quel famoso studioso di accenti nel campo dialettale, di apostrofi, eccetera, diceva eh, che era contrario all'uso di questo apostrofo davanti a sto, sti, sta. Ma ve lo faccio notare proprio per questione di conoscenza, sapere che spesso questa, queste parole, nel significato di questo, questi, questa vengono a volte apostrofati. Poi, ecco, questo devo ritornare su questa parola, il no o no. Voi sapete che la negazione la pronunciamo no con la O aperta, accento fonico aperto. In realtà noi troviamo spessissimo no nel senso di non. Nolga putan da far, nel senso di non ha più tanto. Ecco, quindi quando è non, chiaramente va accentato con l'accento fonico chiuso, quindi non. Bene, quindi sono ritornato appunto a portare la vostra attenzione sull'uso dell'accento tonico e fonico. Volevo soltanto richiamare la, 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 la vostra attenzione, spero sempre pronta, eh? Su questo termine, le falive, eh, le falive queste scintille no, che danno l'idea di movimento, di luce, di vitalità sì, sì. e che vanno fra l'altro non verso il basso, ma tendono ad andare verso il cielo sì. quindi è una bella immagine poetica queste delle falive che vanno verso il cielo portando con sé sogni, pensieri, sì, sì. riflessioni, a volte anche preoccupazioni, dolori, speranze. Queste falive sono le scintille, le faville. Bene. Detto questo, sono arrivato al momento del vocabolarietto, carta e penna, anche se so di andare piuttosto veloce, quindi non so se sarete in grado di seguirmi. Comunque, dieci vocaboli abbiamo: il bez, bez è una moneta di poco valore, d'estrani è la nostalgia, che la troviamo spesso, questa parola nelle, nei versi della bice, engiazzada gelata. La fodra con l'accento aperto è la fodera. incendi, beh, è l'incendio. La lora, te bevi come una lora, cioè come un vaso. Sei una lora nel senso di beone. Net, beh, net è pulito, c'è cioè anche in italiano netto. Ortezar con l'accento tonico sulla a, coltivare l'orto. Rebut, accento tonico, non rebut, reboot è il ramo nuovo della pianta, la ventala è il ventaglio. Bene, quindi altri dieci vocaboli che vanno ad aggiungersi a molti altri vocaboli che, spesso, che spero voi abbiate immagazzinato nella mente e cercato la tua avete di comprenderne e di ricordarne il significato. Detto questo, io sarei adesso pronto per salutare Bice, anche perché concludiamo con questa sua un primo così giro di eh, incontri con la bici, esatto. però la bici, prima a quattro occhi mi ha detto ah io voglio a questo punto eh, prima eh, a quattro eh. occhi ha detto vi lascio un'altra mia poesia questa volta che la piazza, sì. sperando che piasa sì. mi sono convinto che la piasse mm. mm. allora <coughs> lascio la bici da sola che ci lascia quest'ultimo suo messaggio. Quindi, va grazie, va mi bene, raccomando. Va bene, va bene, va bene. Grazie di tutto, Bice, sì, un bacione. Grazie a te. Lo do anche per i nostri cari telespettatori. Grazie. E li ringrazio anche a... A eh? nome di tutti. A ah, nome di tutti, ecco, bene. Esatto. Bene, Bice. Il tempo si è fermato. In casa di riposo, io in tanti, ma soli, soli in mezzo a tutti. I vorrei parlare, dire qualcosa, mai resta muti. Intan tan ven Osservo l'espressione di qualche don che parla per suo conto del poc, del tan, del niente, perché la mente l'ha persa tra le nebbie del tempo che ormai è En Intan tan ven Sola sulla sua carrozzina, l'Ernestina, la coccola come creature due di de peluche e la varda quei musetti convinta di cocolar dopo pelotti. Due occhi azzurri, fissa un punto lontano, a testa china, chissà, forse la vede ancora la sua vecchia cugina. Intanto, ven sera, la frangia dei cavei che parde seda, fa da cornice una faccia senza rughe. 99 anni, za compiti, ma la sua pelle non porta segni di fatica. Credo che il tempo sia fermato. Ma vedendola, la mi l'occasion l'occasione di mettere Dodorige su questo foglio e trar così una considerazione. Non passerà tanto tempo che sarò qui. Magari penserò al mie E come l'Ernestina anche per me, basterà di in bel fagotto. Perché ven sera.